Qualcuno vivendo la vita ha imparato queste cose e magari le imparo anch'io e forse anche tu che mi ascolti. E cioè che non importa quanto sia buona una persona, perché ogni tanto ti ferirà e per questo bisognerà che tu la perdoni, sempre. E che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla. E che il miglior futuro è basato sul passato dimenticato. Non puoi andare bene nella vita prima di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori. Allora non importa in quanti pezzi il tuo cuore sia spezzato, il mondo non si ferma aspettando che tu lo ripari. Ed è per questo che devi rialzarti più forte di prima. Perché forse Dio vuole farci incontrare un po' di amori sbagliati prima di catapultarci in quello giusto. Almeno, così, quando finalmente lo avremo accanto, sapremo come ripagare questo dono sublime che è l'amore. E ricordiamoci che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo quello che ci è mancato prima di averlo. Sai, ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli, un giorno per amarlo. Ma se è amore, occorre una vita per dimenticare. E che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. Se mi hai ascoltato, ti ringrazio.